Oggi finisce il lavoro di restauro della corte di Villa Boschetti, questo spazio che abbiamo voluto completamente ripensare, non solo nella parte estetica che è stata notevolmente migliorata perché c'erano delle situazioni di ammaloramento che sono state ovviamente superate ed è stato, come dire, dato lustro a questo importante spazio. L'abbiamo ripensata anche dal punto di vista funzionale perché abbiamo creato un contenitore vero e proprio a disposizione tutte le manifestazioni degli eventi culturali e ricreativi che vogliamo proporre in Villa Boschetti in generale e in corte in particolare, per avere uno spazio in più a disposizione di San Cesario, promuoverlo come luogo di incontro e cercare di valorizzare di più Villa Boschetti non solo come spazio ma come elemento del nostro centro storico che vogliamo rilanciare e fare in modo che sia frequentato il più possibile dai cittadini di San Cesario. Abbiamo restituito a San Cesario uno spazio prezioso, uno spazio che ha una doppia valenza, una valenza di biglietto di ingresso, di biglietto da visita della Villa Boschetti, che già è un bene di notevoli dimensioni e che sta avendo diverse occasioni di riqualificazione attraverso diversi interventi di restauro che portiamo avanti ormai da diversi anni. E questo biglietto da visita speriamo possa consentire veramente un uso sempre più ricco, sempre più costante, sempre più grande di questo patrimonio che San Cesario ha e che sta valorizzando nel tempo. E ci auguriamo che questo possa essere anche una occasione o tante occasioni attraverso le quali tutta la cittadinanza possa innamorarsi di questo palazzo e pensare che è un palazzo di San Cesario, a disposizione di tutti e in modo che tutti lo possano realmente valorizzare. Il recupero della corte di Villa Boschetti rientra proprio nelle finalità culturali degli interventi della Fondazione di Modena. Si tratta infatti di un recupero di uno spazio molto importante all'interno di un complesso storico importante per il paese che viene rifunzionalizzato per dei nuovi bisogni di questa comunità. Questo investimento consente di studiare nuovi usi per l'utilizzo della corte, pensando ai giovani, pensando alle prospettive e pensando ai nuovi bisogni. Si è trattato di una bella pagina di restauro e di innovazione di questo palazzo. Abbiamo quindi ritrovato questi materiali del Settecento che sono il cacciopestico, che contraddistinguono le cornici, che sono le stesse che ritroviamo nello scalone d'onore e nei tratti principali del palazzo. Abbiamo ritrovato questa bicromia dell'intero palazzo nella pavimentazione centrale con queste fasce di cotto a spina di pesce, ma abbiamo rinnovato completamente il funzionamento della corte, risolto i problemi dell'acqua, dell'umidità e la dotazione impiantistica. Questa è una corte che adesso può offrire una massima flessibilità impiantistica, che quindi per qualsiasi evento di natura culturale possono rapidamente allestire le situazioni più varie e più contemporanee. Abbiamo dato anche un clima di luce nuovo attraverso questi, credo, eleganti lampioni che in un certo senso richiamano un po' forse l'idea della fiaccola che prima ornava questo palazzo. Credo che da qua possa partire un bel restauro delle ultime sale del piano terra e del piano nobile che devono ancora essere restaurate, ancora con questo tratto di grande restauro ma di innovazione, alla ricerca di un'armonia.